Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che manda in onda la seconda parte. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Io comincio a essere un po' in debito con molte persone, cioè nel senso che alcune persone, anzi più di qualcuna persona sta contribuendo perché io riesca a riavere il fotocopiatore, cioè perché riesca a riottenere un altro fotocopiatore o comunque a riparare il fotocopiatore che ho, ma penso che ne prenderò un altro per forza, perché normalmente io prendo dei fotocopiatori al basso prezzo e poi li ricostruisco. E io ringrazio tutte queste persone che vogliono contribuire in vari modi e niente, non ho parole, grazie e basta, insomma. E niente, cercherò di fare le trasmissioni al meglio possibile, cercherò di essere sempre presente, cercherò anche di ripetere la trasmissione di oggi, che la trasmissione di oggi ha incontrato una certa corrispondenza e purtroppo io posso soltanto continuare ad andare avanti, ripetere anche le stesse cose in maniera diversa, in maniera un po' più precisa o meno, però tenete presente che per quanto io possa essere preciso, le cose devono entrare lentamente nelle persone e le persone devono afferrare delle cose quanto a loro interessa, quanto a loro serve per affrontare la vita, perché l'arte della stregoneria è l'arte con la quale affrontare la vita, è l'arte con la quale determinare noi stessi. Detto questo, e ringraziando tutte le persone che stanno interessandosi per darmi una mano, vorrei dire una cosetta prima di continuare la trasmissione di oggi. Qui in radio c'è una petizione. Posso definirla anticlericale, spero di non offendere nessuno, cioè di non offendere né i veri anticlericali e neanche quelli che stanno facendo questa petizione. Una petizione che apparentemente va contro la Chiesa Cattolica, va contro il condizionamento della Chiesa Cattolica nel sistema sociale. Bene, al di là che qualche pagano voglia o non voglia firmare questa petizione, e sono problemi suoi, sapete benissimo che io non dico mai a una persona cosa deve o non deve fare, io do il mio punto di vista. Questa petizione, per quel che mi riguarda, non solo non va firmata, ma va fortemente osteggiata. Perché? Perché questa petizione raccoglie la forma anticlericale, cioè una forma, un effetto formale, un effetto apparente, ma nella sostanza non solo lascia le cose per quello che sono, ma le radicalizza, cioè radicalizza le cose. Un punto solo è fondamentale, citerò un solo punto di questa petizione: il fatto di sostituire all'interno della scuola l'insegnamento della religione cattolica con l'insegnamento dell'educazione civica. A me questa cosa mi sta abbastanza sullo stomaco, cioè mi sta moltissimo sullo stomaco. Perché? Perché sia l'insegnamento della religione cattolica sia l'educazione civica sono cose da vomito di cane. Dico perché penso questo e perché questa è la mia opinione. La scuola da 50 anni a sta parte, cioè da quando è entrata in vigore la nostra Costituzione, cioè la Costituzione della Repubblica Italiana, ha sempre evitato, nel modo più assoluto e categorico, di insegnare tre cose fondamentali: il codice di procedura penale, il codice penale e il codice civile. Cioè, ha impedito ai ragazzi di conoscere quella che è la morale sulla quale si fonda la Costituzione della Repubblica Italiana. C'è sempre stato il tentativo di sostituire queste cose con l'educazione civica, che era un modo per mettere in ginocchio i bambini, esattamente come la religione cattolica, dove la morale dello Stato italiano, che la Costituzione garantisce una morale opposta alla, che
Chiesa Cattolica, di fatto veniva allontanata e nascosta all'interno dell'educazione civica per far spazio all'educazione alla morale cattolica. Bene, tutti quelli che proporranno sempre di sostituire l'educazione civica con la morale cattolica sono gente che vuole mettere in ginocchio chi non si può difendere. Se volete veramente fare una cosa che sia funzionale alla costruzione del sistema sociale umano, dovete costringere lo Stato a insegnare codice di procedura penale. Il codice penale è il codice civile nelle scuole elementari. Perché? Perché questi tre codici sono dei codici elementari, sono delle porcherie che vengono elementari, cioè che chiunque può capire, che vengono spacciate per cose difficili, per cose ardue, per cose da università. E tutto questo per truffare le persone all'interno dei tribunali, per sottometterle, per metterle in ginocchio. Allora, io dico questo, questa è la mia opinione. Se viene fatta una mozione, io la faccio in termini pagani, è una mozione anticlericale, fatta da persone che non firmerebbero o che io presumo che abbiano dei problemi a firmarmi una petizione secondo cui io voglio la restituzione dei templi pagani, mi lascia sconcertato. Cioè, queste persone che hanno proposto questa, questa mozione da presentare, in realtà sono persone che non firmerebbero mai per la restituzione dei templi pagani, per la religiosità pagana, perché le persone possono sentire il respiro del mondo che ci circonda. Sono persone vuote, sono persone che non hanno percezione del mondo che li circonda, che non hanno niente a che vedere, queste persone che hanno proposto questa mozione, con gli amici Ivano e Laura che stanno trasmettendo in questa radio. Cioè, chiaramente tutti possono appoggiare una mozione fatta da alcuni o osteggiarla. Per quello che mi riguarda, io la osteggio e voglio dire questa opinione perché? Perché alcuni confondono il nostro lavoro con l'anticlericalismo. E allora voglio che queste cose siano chiare. Cioè, fra noi e chi ha proposto quella mozione non esiste nessuna relazione. Se poi qualcuno è d'accordo con gli elementi di quella mozione e decide di appoggiare quella mozione, io dico faccia pure, appoggi quella mozione. Per quanto riguarda Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, non appoggerà mai una mozione il cui fine è mettere in ginocchio gli esseri umani davanti a una morale che è estranea agli esseri umani. Questa anche se me la propone un marxista. Chiunque me proponga questo, chiunque mi proponga di mettere in ginocchio chi non si può difendere, io sarò sempre ferocemente contrario. Ora ho espresso il mio parere, naturalmente il mio parere è soggettivo, è mio personale, può essere contestato, può essere combattuto, si può dire anche che ho detto delle cazzate, però questo è il mio parere. Per cui ogni pagano, se vuole, può firmare quella mozione, per quello che mi riguarda, questa è la mia posizione. E perché dico questo? Perché nella trasmissione che ho sentito con Ivano e Laura, anche Ivano e Laura avevano delle perplessità davanti alla mozione. Però dal loro punto di vista, giustamente, perché ogni persona ha il diritto alla propria posizione, hanno detto sì, qualunque cosa ci sia contro la Chiesa Cattolica, noi chiaramente l'appoggiamo. E questo è giustissimo dal loro punto di vista. Non lo è dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Per cui io posso solo non condannare perché non ha senso, cioè posso solo dire quella mozione è estranea al nostro percorso. Questa è l'unica cosa che io posso dire. Poi se qualcuno può pensare che quello sia utile, può firmare quello che vuole, sono problemi suoi. Detto questo, andiamo avanti con la trasmissione di oggi, va? Allora, la trasmissione di oggi, eravamo arrivati allo psichistico o l'altra mente, la percezione. Avevamo cominciato, immediatamente interrotto, di leggere dal libro dell'Anticristo la percezione. Abbiamo letto la parte di Castaneda, abbiamo detto cosa ne pensava Castaneda della percezione, un fenomeno che gli è successo, una percezione visiva
che gli è successo da sveglio, oltretutto, perché queste cose accadono anche da sveglio e vi assicuro che sono micidiali quando avvengono. E abbiamo cominciato a leggere dal libro dell'Anticristo, la parola dell'attenzione. L'attenzione dell'essere umano può essere scomposta. Ci sono cinque attenzioni relative ai cinque sensi e queste cinque attenzioni si possono esercitare sia nei confronti del mondo circostante, sia all'interno di noi stessi. Ogni individuo ha un'attenzione risultante, l'attenzione propria della sua coscienza di sé, essenza numenica di ciò che egli è. L'attenzione risultante altro non è che la risultante del rapporto dialettico fra le cinque attenzioni e l'articolazione interna datagli dal soggetto. L'attenzione risultante può essere più o meno forte a seconda di quanto forti ed esercitate siano le cinque attenzioni e le relazioni interconnesse fra le stesse. L'attenzione di un senso può bloccare o inibire l'attenzione di un altro senso. Esempio, la vista disgustosa di un cibo gustoso può inibire la capacità percettiva del gusto, agendo a priori sul giudizio. Se il cibo viene mangiato, lo stesso giudizio determinerà la bontà del cibo. L'attenzione del gusto modifica la percezione del fenomeno ottenuto mediante la vista e le due attenzioni, ricomponendosi un diverso rapporto dialettico, modificano il giudizio nei confronti di quel cibo. I sensi cui si applica l'attenzione dell'essere umano sono cinque, così è la considerazione comunemente accettata e comunemente questi siamo in grado di considerare, anche se i buddisti parlano di un sesto senso, inteso come senso mentale, mentre gli induisti ai cinque sensi aggiungono il respiro come senso superiore ai cinque. Entrambe le posizioni sono criticabili e nello stesso tempo non lo sono, in quanto più che sensi sono la loro base per la ricerca della conoscenza specifica delle due realtà religiose, come più avanti vedremo. I sensi sono la vista, il gusto, l'odorato, il tatto e l'udito, cinque sensi attraverso i quali afferriamo i fenomeni del mondo circostante e attraverso il giudizio la descrizione del mondo circostante stesso. Ogni senso ha la sua attenzione, la quale determina nel senso la quantità di fenomeni in grado di recepire dal mondo circostante. I fenomeni percepiti vengono elaborati dal giudizio nel definire gli oggetti emettitori dei fenomeni e tali giudizi vengono descritti dall'essere umano mediante l'uso della parola. Come direbbe qualcuno, vengono pensati. Nel momento in cui gli oggetti vengono pensati, inizia un processo inibitorio nei confronti del senso recettore relativo al fenomeno dell'oggetto considerato. Quando un oggetto assume un posto e una funzione rispetto al soggetto, nel mondo quotidiano della ragione, il soggetto cessa l'ampliamento della percezione dei fenomeni e il loro approfondimento nel giudizio. La traduzione del giudizio in pensato è il momento inibitore del processo conoscitivo degli oggetti e del mondo circostante. Che tale momento inibitorio avvenga molto presto nell'essere umano è interesse precipuo del comando sociale, attraverso il quale egli può disporre di uno schiavo a proprio uso e consumo. La conoscenza dell'oggetto si ferma nel momento in cui il soggetto pensa alla descrizione del giudizio. Quando l'attenzione del senso si ferma su un nuovo fenomeno dell'oggetto, mettendolo a fuoco, costringe il soggetto a rielaborare il giudizio. Questo fa variare la descrizione dell'oggetto, la quale una volta pensata si fissa nel soggetto. Dunque, tutto quello che ha visto Castaneda, tutto quello che gli è successo nella percezione di Castaneda, non è stato altro che andare oltre al pensato, andare a usare il senso della vista, il senso del vedere, al di là di quello che era stato educato a considerare. Questo è ciò che gli è successo a Castaneda. Naturalmente tutto l'articolo dell'attenzione è abbastanza lungo, estremamente lungo, ed è nel libro dell'Anticristo e permette una descrizione di quello che è l'uso dei sensi, come alterare i sensi e come affrontare la percezione alterata. Naturalmente i meccanismi descritti sono i meccanismi iniziali, nel senso che ogni soggetto ha il suo percorso, ogni individuo ha il suo percorso, ogni individuo può prendere in mano lo strumento per superare la fase in cui è, ma una volta superata la fase in cui è, egli è solo davanti al mondo, egli affronta il mondo da solo, però si è strutturato per affrontare il mondo. Si è dato uno strumento diverso per affrontare il mondo.
E questa è l'arte della stregoneria. E quello che è successo a Castaneda, nell'episodio che abbiamo letto prima di interrompere la trasmissione, non fa altro parte, non fa parte di questo. Cioè, egli ha usato i sensi in maniera diversa, ha percepito ciò che arrivava dall'infinito, quello che lui chiama l'infinito, che io chiamo l'anticristo, che l'amico Francesco chiamerebbe Pan, cioè ciò che è la voce del mondo che ci circonda. Ebbene, da questa voce del mondo che ci circonda, egli ha percepito nuovi fenomeni e con quei fenomeni ha ridefinito il proprio giudizio nei confronti del mondo. Allora, che cos'è la stregoneria? Non è un'oggettività da raggiungere, non è una verità da scoprire, ma è una trasformazione di se stessi. È un'alterazione della propria capacità di guardare il mondo. E cosa porta l'alterazione della capacità di guardare il mondo? Porta a modificare noi stessi. Porta a modificare il nostro modo di rapportarci col mondo. Porta a modificare il nostro modo di relazionarci col mondo. Allora, alla fin fine, che cos'è che viene trasformato dalla percezione? Che cos'è che viene trasformato dall'attività dell'apprendista stregone? È l'apprendista stregone stesso. Ma proprio perché l'apprendista stregone va a modificare se stesso, modifica il mondo in cui vive. Perché per modificare se stesso, deve modificare le linee di tensione che attraversano il mondo. E il mondo, dopo che un apprendista stregone lo ha percorso, non sarà mai più quello di prima. Questo ricordiamocelo sempre. E allora vediamo un altro episodio fondamentale, un altro episodio di Castaneda. Io vi ho letto prima il passo, vi ho letto prima il pezzo il luogo d'origine del male, vi ricordate? E vi ho parlato della barriera del GH, vi ho parlato di una barriera bioenergetica che sta alla parte centrale del cervello. Bene, e in Castaneda voi questo aspetto non lo troverete mai. Cioè, Castaneda parla della costruzione della consapevolezza come della formazione del corpo luminoso. Allora, la formazione del corpo luminoso in realtà è indipendente dalla capacità di percepire del soggetto. Cioè, un individuo può percepire il mondo i fenomeni del mondo in maniera diversa da come li percepisce la ragione, ma nello stesso tempo non costruire il proprio corpo luminoso. Perché? Perché la costruzione del proprio corpo luminoso non dipende da come noi percepiamo il mondo, ma dipende da come noi ci relazioniamo col mondo e da come noi agiamo nel mondo. Cioè l'azione, la volontà d'azione, l'uso delle nostre determinazioni portano a costruire il nostro corpo luminoso, non la percezione del mondo. Cioè il fatto che io veda gli esseri umani in forma umana, o li veda come uova luminose, o veda i campi energetici, o veda il loro colore, non determina il mio essere stregone perché ho costruito il mio corpo luminoso, ma determina soltanto il fatto che io veda le cose in maniera diversa. Però, se io vedo le cose come le vedo oggi e le vedo anche in maniera diversa, cioè alterando la percezione, ho due strumenti con i quali costruire la mia percezione del mondo e con i quali agire nel mondo. Per cui se io ho due strumenti con cui agire nel mondo, nella misura in cui agisco col mondo, ho più forza e più possibilità di costruire il mio corpo luminoso. È come se uno va a caccia e ha un fucile otturato. Se uno va a caccia e ha un fucile otturato, la sua possibilità di andare a caccia e di trovare la preda è inferiore di quello che ha un fucile efficiente. Dunque, il fatto che noi percepiamo il mondo in maniera diversa, non è che questo ci garantisce il fatto di essere degli apprendisti stregoni, non è che questo ci garantisce che il nostro corpo luminoso sta crescendo o stia crescendo, o si sia sviluppato, ma ci dà degli strumenti in più con i quali affrontare il mondo, capire il mondo, leggere le tensioni del mondo e agire nel mondo, perché è l'azione che costruisce l'essere umano, non la percezione. La percezione
è tale se è il risultato dell'azione. Cos'è che vi ho detto una volta? Se io cerco di superare la mia percezione, la percezione della forma, e sforzo me stesso per sforare la barriera del GH e percepire il mondo in maniera diversa, io mi sono fornito uno strumento per percepire il mondo in maniera diversa, ma è lo sforzo che ho fatto per riuscire a percepire il mondo in maniera diversa che è quello che ha costruito il mio corpo luminoso. Allora, da questo cosa deduciamo? Deduciamo che possono esistere delle cause accidentali o delle cause di nascita per le quali io posso percepire il mondo in maniera diversa. Per esempio, gente che ha avuto degli incidenti stradali, gente che ha avuto delle forti ematomi, gente che è impazzita, percepisce il mondo in maniera diversa. Percependo il mondo in maniera diversa non è detto che loro riescano ad agire in maniera diversa, in maniera ottimale per costruire il loro corpo luminoso. Semplicemente hanno subito un incidente, hanno subito delle condizioni per cui percepiscono il mondo in maniera diversa. In altre parole, hanno sfondato la loro barriera bioenergetica all'interno del cervello. Questo in Castaneda non lo troviamo mai. Cioè in Castaneda questo concetto non esiste. Non esiste meno che nell'ultima pagina dell'ultimo libro che vi ha scritto. E non è un concetto diretto, è un concetto indiretto. Bene, noi andiamo a leggere l'ultima pagina del lato attivo dell'infinito di Castaneda e vedremo come questo concetto salta fuori. L'ultima pagina, pagina 296. In quel momento si aprì la porta di servizio del ristorante. Ormai non c'è più Don Juan, Castaneda è solo. È rimasto da solo a Los Angeles, a questo punto è un po' disperato, si sta andando in un ristorante a mangiare uno spuntino. Vediamo cosa succede. In quel momento si aprì la porta di servizio del ristorante, quella che dava sul parcheggio, e uno strano personaggio fece il suo ingresso. Era un uomo sulla quarantina, emaciato e in disordine, ma con bei lineamenti. Da anni lo vedeva girarsi nei paraggi dell'UCLA, l'UCLA è l'università che frequentava Castaneda, mescolandosi agli studenti. Qualcuno mi aveva detto che era un paziente esterno del vicino Veterans Hospital. Non doveva essere del tutto equilibrato e di tanto in tanto lo vedevo alla Chips che si coccolava una tazza di caffè, sempre seduto allo stesso capo del bancone. Spesso, avevo notato, aspettava fuori in attesa che si liberasse il suo sgabello preferito. L'uomo sedette al suo solito posto, poi mi guardò. I nostri occhi si incontrarono. Subito dopo, lui lanciò un urlo che raggelò me e tutti i presenti. Mi guardarono tutti stupefatti, qualcuno ancora con la bocca piena. Erano stati testimoni del mio bizzarro comportamento di poco prima e ovviamente credevano che urlare fossi stato io. L'uomo balzò in piedi e corse fuori. Prima però si voltò a guardarmi ancora, agitando freneticamente le mani sopra la testa. D'impulso gli corsi dietro. Volevo che mi dicesse che cosa lo avesse spaventato tanto in me. Lo raggiunsi nel parcheggio e gli chiesi il motivo della sua condotta. Per tutta risposta lui si coprì gli occhi e urlò di nuovo, ancora più forte. Urlava per di fiato come un bambino spaventato da un incubo. Lo lasciai e tornai al ristorante. «Che cosa è successo, caro?» mi chiese preoccupata la cameriera. «Credevo che volesse piantarmi in asso». «Sono soltanto uscito per vedere un amico», risposi. Lei mi guardò e abbozzò un gesto di scherzosa irritazione e di sorpresa. «Quel tizio è suo amico?» chiese. Il solo che ho al mondo, risposi, ed era la verità. Se si può definire amico chi vede oltre la facciata e sa da dove proveniamo realmente. Questo personaggio non era un apprendista stregone. Questo personaggio era uno che ha avuto delle lesioni o di carattere psichico o di carattere meccanico. Non so, uno che spinge una pallottola in testa, per esempio, era assistito dal Veterans Hospital, cioè l'ospedale dei veterani di guerra, e lui riusciva a vedere i campi di energia, riusciva a vedere gli esseri umani non solo come forma, ma anche come campo energetico.
E il suo terrore era quando aveva visto Castaneda. E Castaneda era chiaramente diverso da tutti gli altri esseri umani e, superata la forma, visto il campo di energia, questo lo aveva scosso. Ma per far questo le cose sono due. Secondo Castaneda avrebbe dovuto essere, quello che ci ha raccontato Castaneda avrebbe dovuto essere un apprendista stregone, uno che sviluppava il proprio corpo luminoso. Ma da quello che dice, dalla sua condizione, dal suo modo di vivere, non ha sviluppato il proprio corpo luminoso. Ha sviluppato invece una percezione che superava la forma. Cioè aveva sviluppato, aveva rotto la barriera del GH, vedeva non solo le persone come noi pensiamo di vederle, cioè come forma, ma le vedeva come campo energetico. E allora come campo energetico lui era spaventato da ciò che vedeva in Castaneda. Per cui anche se Castaneda non ci parla mai di questa barriera del GH, in realtà nell'ultima pagina del libro ci ha parlato esattamente di questa barriera del GH. Lui ha ripreso un passo importante e fondamentale che noi abbiamo nel libro dell'Anticristo. Ora prendiamo un altro aspetto fondamentale, un altro aspetto sempre dell'ultima lezione che ci ha lasciato Castaneda, ed è l'oscuro mare della consapevolezza o l'aquila. Nel libro dell'Anticristo parliamo dell'altro mondo o il quarto stadio di sviluppo della specie umana. Bene, proviamo a leggerci cosa ci dice Castaneda dell'oscuro mare della consapevolezza o l'aquila. Ed è a pagina 163. Vediamo un attimino di trovarlo perché non ho messo i segnalibri. Le classificazioni, dice, hanno un loro ambito, continuò. Quando si comincia a classificare ogni cosa, ricordate che classificazione noi diciamo descrizione, cioè nel libro Anticristo e nel Crogiolo dello Stregone trovate la ragione, la descrizione, l'elencazione. No? Le classificazioni hanno un loro ambito, continuò. Quando si comincia a classificare ogni cosa, la classificazione prende vita e finisce per dominarci, essere soggettati alla ragione. Voi mi avete già sentito usare questo termine. La ragione come elemento per emettere il giudizio, una cosa aberrante dal mio punto di vista. Ma dato che le classificazioni non sono mai state fonti di energia, rimarranno sempre soltanto aride elencazioni, non sono alberi, ma solo ceppi. Mi spiegò che gli sciamani dell'antico Messico vedevano l'universo composto da campi di energia che hanno la forma di filamenti luminosi. Ne vedevano a miliardi, ovunque si voltassero. Vedevano inoltre che questi campi di energia si disponevano in correnti di fibre luminose come flussi incessanti e forze perenni nell'universo, e che il flusso dei filamenti, legato alla ricapitolazione, questa è una tecnica castanediana, era stato da essi battezzato l'oscuro mare della consapevolezza e anche l'aquila. Disse inoltre che quegli sciamani avevano scoperto come ogni creatura dell'universo fosse collegata all'oscuro mare della consapevolezza in un punto rotondo di luminosità che diventava visibile quando la creatura in questione veniva percepita come energia, circa quel punto di luminosità che essi avevano chiamato il punto di unione. Don Juan disse che la percezione veniva trasformata in unità da un aspetto misterioso dell'oscuro mare della consapevolezza. Ebbene, il mare della consapevolezza altro non è che il mondo reale. Cioè il mondo che noi viviamo è un mondo illusorio. Non è illusorio perché sia falso, ma è illusorio perché la specie ha concentrato la propria attenzione su questa descrizione del mondo. Poteva farlo su altri, non ha potuto, non ha voluto, oppure non era economicamente vantaggioso concentrare la propria attenzione su altro e l'ha concentrata su questa forma, su questo modo di affrontare la vita. Naturalmente abbiamo dovuto affrontare anche gli esseri che si cibano di energia vitale stagnata, perché abbiamo dovuto fare degli adattamenti conseguenziali. Però il mondo reale, il mondo che si può vedere alterando la percezione, che si può percepire come energia, è fatto di filamenti. E questo segreto,
che vi sto dicendo ora e che è la qualità fondamentale anche del nostro percorso di stregoneria, sono i filamenti di energia. Voi non troverete nulla di più grosso, nulla di più rivoluzionario, nulla di più magico, nulla di più religioso che considerare il mondo filamenti di energia che si staccano, si compongono, si ricompongono, si lanciano in tutte le direzioni. È uno spettacolo incredibile. Ma al di là di questo, che vi ricordo che nel libro dell'Anticristo questi filamenti di energia passano, sono elencati come linee di tensione, ogni volta che parlo delle linee di tensione. E se vi ricordate una cosa, vi ho detto, io ho praticato stregoneria finché non sono diventato pagano politeista. E sono diventato pagano politeista quando ho scoperto che questi filamenti erano consapevoli, erano dei che esercitavano la propria volontà e le proprie determinazioni. Infatti, i filamenti sono le consapevolezze che l'essere umano, nel nostro caso, può chiamare a sé. La scoperta della loro consapevolezza, della loro volontà e delle loro determinazioni attraverso lo sviluppo del potere di essere, del singolo essere umano, è la scoperta di poter camminare assieme nell'infinito dei mutamenti. La scoperta della consapevolezza del circostante è la ricostruzione del paganesimo politeista. E il crogiolo dello stregone, di cui vi ho parlato per un anno intero, è l'arte per diventare noi stessi filamenti eterni, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, filamenti che si costruiscono e si tendono, sorretti da tutti i filamenti dell'universo, noi come dei, sorretti da tutti gli dei. E questo ve lo rileggo un'altra volta perché è la condizione fondamentale per la quale sono qui. I filamenti sono le consapevolezze che l'essere umano, nel nostro caso, può chiamare a sé. La scoperta della loro consapevolezza, della loro volontà e delle loro determinazioni attraverso lo sviluppo del potere di essere del singolo essere umano è la scoperta di poter camminare assieme nell'infinito dei mutamenti. La scoperta della consapevolezza del circostante è la ricostruzione del paganesimo politeista. E il crogiolo dello stregone è l'arte per diventare noi stessi filamenti eterni, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, filamenti che si costruiscono e si tendono, sorretti da tutti i filamenti dell'universo, noi come dei, sorretti da tutti gli dei. E per sottolineare questo, io vi leggerò la conclusione del sentiero d'oro. Vi ricordate? Io ve l'ho letto il sentiero d'oro. Sentiamo un attimino cosa dice il sentiero d'oro. Fatto conduce il sentiero d'oro, mentre spinge gli esseri di ogni specie, le coscienze di ogni tipo, a proseguire nella sequenza dei mutamenti per diventare eterni. Quando guardo le coscienze, mentre prendono per mano gli esseri umani, vedo i sentieri di queste coscienze intersecarsi col sentiero d'oro, come se il loro fare, relativo agli esseri umani, fosse un'infinitesima parte del loro sentiero. Questi esseri umani, quanti esseri umani tentarono di imboccare quei sentieri? Essi divennero esseri lupo, sorano, vagarono nell'oscurità di Tellus diventando Proserpina, divennero esseri lucertola, trasformandosi in pistore, o diventarono natura, seguendo le orme di Flora e di Pomona, o ancora si immersero nel cielo diventando Giove e nel mare diventando Nettuno. Il sentiero dell'essere umano è il sentiero dell'essere umano. Quel sentiero può intersecare tutti i sentieri dell'universo percorsi dalle varie coscienze di sé dell'universo. L'essere umano può farsi aiutare da tutte le coscienze e le conoscenze
per percorrere la propria via, aiutando a sua volta le coscienze di sé, con le quali si relaziona, a percorrere il proprio sentiero. Ma la via della conoscenza, il sentiero d'oro, è solo uno, e l'essere umano, per diventare eterno, deve percorrerlo fino in fondo. Lo deve percorrere come essere umano, perché essere umano è divenuto, e come essere umano deve fondare il proprio divenire come essere eterno. Si cambino pure i nomi, si aggiungono ancora 100.000 nodi a me sconosciuti e inconcepibili, si cambi pure l'ordine dei fattori, questo è il sentiero d'oro della specie umana. L'unico scopo del sentiero d'oro è lo sviluppo della coscienza di sé della specie umana, nel suo insieme e per i suoi singoli esseri. L'unico scopo del sentiero d'oro è svilupparsi in funzione dello sviluppo della specie umana. L'unico scopo del sentiero d'oro è lo sviluppo della libertà nella specie umana. L'unico scopo per il quale la specie umana sviluppò una coscienza di sé è quello di diventare eterna. Bene, i sentieri sono dei filamenti, non sono solo le coscienze che si espandono, ma sono dei filamenti che attraversano l'universo. E quei filamenti si possono afferrare, si possono attraversare, si possono far diventare propri, si può alimentarli, si può attingere da essi. E si può attingere l'unica cosa che ci manca, ed è l'energia per costruire la libertà. E per concludere il discorso che abbiamo iniziato oggi alle ore 15, leggeremo un altro pezzo di Castaneda, perché è l'ultimo, il pezzo più importante, è il pezzo conclusivo della storia di Castaneda. Ed è solo per quel motivo che ve lo leggo. Come ti è venuto in mente di affidarmi questo incarico? Gli domandai. Te lo sei inventato? Perché lo ritieni giusto? Questo è Castaneda che dice a Don Juan. Risponde Don Juan. Io non invento nulla, ribatté lui, con noncuranza. Ho ricevuto questo compito dall'infinito stesso. Non è facile per me dirti queste cose. Se credi che io mi diverta ad assistere ai tuoi guai, ti sbagli. Il successo della tua missione è più importante per me che non per te. Se fallisci, hai ben poco da perdere. Solo i nostri incontri. Io invece perderei te. E questo significa perdere la continuità della mia stirpe, o la possibilità che tu la chiuda con una chiave d'oro. Questo è il passo più importante di tutto. Chiudere la stirpe di Don Juan con una chiave d'oro. E che cos'è una chiave d'oro? Ve lo spiego io che cos'è. E ve lo spiego da apprendista stregone. Da tutta la stregoneria, dall'Ottocento fino ad oggi, è passata di bocca in bocca. Ogni apprendista stregone è andato a cercarsi le singole persone per dare quanto lui aveva scoperto, sperando che queste singole persone lo superassero, andassero oltre. A volte erano movimenti sociali, a volte erano movimenti dell'anima, a volte erano movimenti psicologici, movimenti economici, movimenti religiosi. E c'era questa espansione degli individui che si portava di bocca in bocca. Bene, Don Juan chiude con questa pratica, Castaneda chiude con questa pratica, e grazie ai libri di Castaneda, Castaneda fa un'altra operazione. Prende gli insegnamenti e li getta all'interno della specie umana. Prende tutto quello che ha lui, tutto quello che lui ha imparato, con tutte le deformazioni soggettive che ha imparato, prende questo masso enorme di conoscenza e di consapevolezza e lo getta sugli esseri umani. Da quel masso ogni essere umano, se vuole, può attingere quello che gli serve. E la chiave d'oro è la possibilità che ogni essere umano prenda quello che gli serve e lo riproduca ampliandolo. La chiave d'oro con la quale Castaneda ha chiuso la stirpe di Juan Matthus è la costruzione del paganesimo politeista. È il riconoscimento dell'esistenza dei filamenti, delle linee di tensione, dei campi di energia, della possibilità di costruire la consapevolezza, la possibilità di costruire la conoscenza, il sapere,
la capacità degli esseri umani di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, di chiamare le cose con il loro vero nome, di sospendere il giudizio, di essere responsabili davanti al mondo, di dire io sono, anziché essere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, di chiamare con nomi dolci il pazzo di Nazareth. Questa è la chiave d'oro. Questo è la chiave d'oro con cui Castaneda chiude la stirpe di Matthius. È la possibilità che la stregoneria e il paganesimo, la stregoneria come pratica del singolo e il paganesimo politeista come percezione degli esseri umani, di tutto il divino che li circonda, quando loro sviluppano il divino che hanno dentro, bene, che questo diventa patrimonio della specie umana. Noi, costruendo il paganesimo politeista, ricostruendo il pensiero, ricostruendo il modo con cui affrontare il mondo e la vita, siamo la chiave d'oro con cui Castaneda ha chiuso la stirpe di Matthius. Probabilmente ce ne sono altre chiavi d'oro, probabilmente ci sono altre cose, tutto è probabilmente, ma noi siamo l'ultima possibilità, noi siamo l'ultima sfida, noi siamo la chiave d'oro con cui Castaneda chiude la stirpe di Matthius, la ricostruzione del paganesimo politeista. E se qualcuno per caso dovesse dirvi, ma i pagani allora, ma il pagano, voi sputateli chiaramente in un occhio. Il paganesimo è solo quello che noi andiamo a descrivere, perché noi abbiamo la possibilità di attingere dal passato perché siamo il passato. Abbiamo la possibilità di costruire il presente perché siamo il presente, ma abbiamo lo sguardo inchiodato nel futuro e possiamo costruire il futuro. Gli dèi non sono ciò che i cristiani hanno detto che sono gli dèi. Il divino non è ciò che i cristiani hanno detto che è il divino. Il divino è ciò che spinge gli esseri umani a costruire se stessi, a liberarsi dall'assoggettamento, a liberarsi dalla pulsione di morte, a liberarsi dall'essere in ginocchio davanti a un pazzo qualunque, a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Questo è il paganesimo, questa è la stregoneria. Tutto il resto non conta, tutto il resto sono tecniche, sono arti, sono situazioni contingenti. La stregoneria è la capacità dell'essere umano di dire io sono, io esisto, io sono un Dio che cammino insieme agli dèi e cammino nell'infinito dei mutamenti per costruire l'universo. Questo è il paganesimo politeista e questa è la stregoneria. Per cui lasciate perdere quello che vi dicono, ma sai, i pagani, i celti facevano quella cosa, i pagani urriti facevano quella cosa, oh, i pagani galli facevano quella cosa, i pagani romani, oh. Sono tutte cazzate. Noi beviamo alla fonte del sentire umano, noi beviamo alla fonte di ciò che gli esseri umani percepivano, di ciò che gli esseri umani volevano, di ciò che aspiravano e aspiravano a costruire. Un mondo nel quale stare bene, un mondo nel quale potevano espandere loro stessi insieme alle consapevolezze del mondo che li circondava. Questo è il senso del paganesimo e questo è ciò che stiamo costruendo per il futuro, giorno dopo giorno, momento dopo momento. Questo è il paganesimo politeista, questa è la stregoneria. Io ringrazio ancora Carlos Castaneda per le sfide che mi ha portato. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sfidato, chiaramente, e non finirò mai a sufficiente di ringraziarli. Non darò mai a cercarli per fargli il regalo del ringraziamento, ma mi hanno aiutato e io cerco di riversare quello che loro mi hanno dato all'interno della specie umana affinché si sottragga dalla posizione in ginocchio che esseri malati di energia vitale stagnata l'hanno gettata. Questa è la mia sfida, questa è la sfida dei pagani e questa e la ricostruzione del paganesimo politeista. Per cui sarò sempre grato a Castaneda e Castaneda chiude la sua via laddove il libro dell'Anticristo la apre. Il libro dell'Anticristo fu scritto nel 1985, Castaneda lo ha scritto nel 1998, questo libro, 97-98. E le due cose collimano perfettamente, perché nella stregoneria non esiste spazio né tempo. Esiste solo percezione degli esseri umani, esiste solo la percezione della vita. E io qui
chiudo la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo del 31 dicembre 1998. Ci prepariamo all'anno nuovo e nell'anno nuovo terrò una decina di trasmissioni riprendendo la conferenza che abbiamo fatto la prima volta, cioè che abbiamo, con la quale abbiamo aperto anche qui in radio e che portiamo anche in giro. Questo mi darà tempo e modo sia di preparare l'operazione di marzo che sto facendo, sia di cominciare l'analisi degli oracoli caldaici. Dopodiché comincerò le trasmissioni con gli oracoli caldaici e andrò avanti, perché ho visto che mi va benissimo usare la radio anche per costruire me stesso. Cioè io a questa radio sarò sempre grato, perché Radio Gamma 5 mi ha costretto a costruire, cioè a mettere in chiaro il pensiero, cioè a dare ordine a quello che io sentivo, a quello che io volevo, e riuscire in qualche modo a trasmetterlo, riuscire in qualche modo a comunicarlo, per cui sarò sempre grato a Radio Gamma 5 di questo. Non a tutte le persone di Radio Gamma 5 naturalmente, ma alla radio e alla cooperativa, questo sicuramente. Detto questo, un paio di ringraziamenti ancora. Perché? Innanzitutto un ringraziamento a Gian e alla Rosy. La torta era deliziosa. Caro Gian, il vino era delizioso e me lo sono bevuto tutto. Cioè, io adesso parto per andare a casa che ho bevuto abbondantemente quasi un tre quarti di litro di vino, ragazzi, non so se mi spiego. Gian, il tuo vino era veramente delizioso. Sai, mi chiede, sono mezzo embriaco. E adesso vado a fare la festa. Ieri se parli, ormai quando parli, normale ti si parli le robe. Ma ho finito. Sì, convinto. Alberto, alla tua, a tuo onore devo dire che sei qui, convinto. Qui abbiamo l'amico Michele, che amico Michele sappiamo che difende le sue posizioni, giustamente, guai se non lo facesse, deve chiaramente difendere le sue, e vabbè, ed è venuto ad augurarci un buon anno, come noi lo auguriamo a lui naturalmente. Sì. Adesso dobbiamo fare la trasmissione. Vieni a fare la trasmissione, Michele, e non c'erano i ragazzi che fanno musica dopo di me. I ragazzi, se vengono, fanno le loro due ore, e dopo vanno a far baldoria anche loro. Ah, capito. Va bene, allora fatemi un attimino concludere la trasmissione. Alle 8 e 5, 8, comunque alle 8 io ti lascio i microfoni, regolarmente. Non ti preoccupare. No, figurati che devo andare a far baldoria anch'io, sai. Saturno o Urano? Con tutto il mondo, ragazzo mio, con tutti gli dei del mondo. Bene, e allora concludiamo qui. Rosy e Gian, il vino era eccezionale. Il vostro regalo non l'ho ancora aperto, lo apro con la moglie a casa. L'unica cosa, vabbè, spero che vi piaccia, insomma, beh, ci vedremo, insomma. Quanto riguarda Roberto e Maria, sempre grazie, sono in debito e farò delle trasmissioni ancora meglio e continuerò a rispiegare ancora questi concetti che ho sviluppato. Ringraziamento anche all'amico Ferdinando, naturalmente, e un ringraziamento a tutti i pagani, a tutti quelli che ascoltano la trasmissione e a tutti quelli che la trasmissione, tutto sommato, non gli dispiace. Io qui ho finito la trasmissione. Voi volete dire, ma come, non hai più niente da dire? No, effettivamente mi sento un po' svuotato, cioè nel senso che ho fatto una trasmissione talmente concentrata e talmente intensa, e anche in due periodi, che sono un po' svuotato di tensione. Sarà stato anche il mezzo litro di vino che mi sono bevuto di già, sicuramente. La torta della Rosy era molto, molto, molto buona. Infatti me ne sono portato a casa l'ultimo pezzo, che era rimasto, non l'ho lasciato qua. Bene, grazie ancora per avermi ascoltato. E se qualcuno vuole telefonare per 4 minuti, sono ancora qui in radio. Vi do appuntamento per giovedì prossimo, con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E a risentirci alle ore 15 del prossimo giovedì. Grazie ancora, vi ricordo che io sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza.
e grazie sempre a quella persona che è venuta a mettere una busta dentro la mia cassetta delle lettere. Grazie infinite e a risentirci a giovedì prossimo.